Bussola del lavoro di Fior di Risorse, siamo alla galleria Auchan di Fano insieme ad Arianna di Asitor. Arianna, che cosa succede al tuo stand? Cosa vengono a proporre le persone? Le persone sono curiose di avere dei consigli da parte nostra riguardo a come hanno formulato, impostato il loro curriculum, ecco, principalmente per questo. Poi, oltre ai consigli pratici proprio su come presentare un curriculum, noi poi aiutiamo anche le persone nella ricerca proprio attiva del lavoro, quindi consigliamo magari dei siti, delle modalità diverse di candidatura, insomma, di modalità di candidatura diverse, anche dei social network professionali. Le persone si presentano sempre in modo corretto? Sì, solitamente si presentano bene, cioè nel senso hanno già, la maggior parte di loro hanno già in mente l'obiettivo professionale, ecco. Però poi magari non riescono bene a far emergere questa cosa dal loro curriculum e quindi lì bisogna valutare insieme e vedere che tipo di modifiche apportare. Quali sono gli errori più diffusi che state riscontrando nei curriculum delle persone per cui state dando magari degli orientamenti differenti? Gli errori più comuni riscontrati sono quelli di non far trasparire bene dal loro curriculum le qualità positive, i talenti, i punti forti della persona. Ecco. Quindi cosa scrivono sul curriculum? Soltanto le esperienze lavorative? Tu che cosa suggeriresti di fare per migliorarlo? Dunque, io suggerisco prima di tutto di fare dei curriculum molto mirati per quel tipo di azienda, per quel tipo di candidatura. Poi la primissima cosa da fare, ecco, quello che suggerisco è mettere in rilievo, ecco, se una persona è disponibile a viaggiare, conosce le lingue, o in rilievo subito l'esperienza professionale, se questa poi è affine con il tipo di offerta di lavoro per cui si candida la persona. Arianna, ma secondo te le aziende oggi sono pronte a recepire dei candidati che si presentano in maniera un po' più completa, un po' più informale anche sotto certi aspetti rispetto al classico curriculum? Secondo me sì, ci potrebbero essere delle buone probabilità, sì. Un curriculum diverso, un curriculum che possa colpire l'azienda, secondo me sì, il selezionatore che tra tanti 500-600 curricula al giorno, ecco, magari che trovi risalto in un curriculum diverso o che abbia quella frase per dire che può colpire, sì, secondo me l'azienda potrebbe trovare. Ma secondo te è sufficiente una lettera di presentazione al curriculum? Potrebbe essere già una soluzione, oppure le lettere alla fine hanno lo stesso peso che ha il curriculum che le segue? No, dunque la lettera di presentazione è importante. È importante nel senso se una persona può decidere o cambiare le modalità del proprio curriculum, appunto come dicevo prima, per mirare bene la propria candidatura, no? O altrimenti, ecco, se la persona non vuole stare sempre a cambiare le modalità di scrittura del proprio curriculum, può appunto allegare una lettera di presentazione dove si specifica bene la mansione per cui ci si candida e le conoscenze di quell'azienda specifica, perché si intende, ci si vuole candidare in quell'azienda, che cosa si conosce di questa azienda, quindi questo nella lettera di presentazione è sempre importante, sì, potrebbe essere importante. Perfetto, Arianna, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, arrivederci.